Ciao forzatori, siamo qua alla Lab Mac Academy, sono con l'ingegnerissimo Maurizio Palmieri e in questa serie di mini video, ok, che dedicheremo alle frese, alla fresatura, ai pantografi CNC, scopriremo come approcciarsi, come diciamo anche come scegliere, come si programma, come funzionano, insomma delle nozioni fondamentali e principali. Iniziamo con Maurizio, intanto ci vuoi salutare. Ciao, i sì, fresatori, sì, non guardare dietro che sono delle facce un po' brutte. Salve fresatori, ciao Matteo, ciao, mi fa piacere averti qui con noi e dai. Iniziamo a mettere questo semino per far crescere. Dai, piano piano, dai. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è: come si usa e come si programma un pantografo CNC? Bene, facile! In questa domanda c'è il mondo, cioè, vabbè, dai, assolutamente. Dai, dunque, allora, prima di tutto cerchiamo di fare una separazione tra le abilità che servono informatiche. Giusto. E le abilità che servono come artigiano. In genere non è altro che un passaggio naturale che sta avvenendo tra l'artigiano che fino a qualche anno fa era quello che in bottega riusciva a costruire e a realizzare il suo pezzo, e l'artigiano che oggi viene chiamato l'artigiano digitale. Famosissimo. L'artigiano... esatto. Ne conosciamo qualcuno, forse? Non parlo. L'artigiano digitale, ecco, ha bisogno di avere qualche piccola competenza, ma niente di straordinario. Prima di tutto deve saper utilizzare due software, in particolare un CAD e un CAM. Molto spesso sono un unico software, quindi CAD-CAM. Quindi, ipoteticamente, in uno si disegna, ok? Esatto. Poi dopo comunque approfondiremo poi in un altro... Sì, e in uno si disegna e nell'altro invece vengono date alla macchina, al software, una serie di informazioni. Quindi qual è il diametro della fresa, quali sono le velocità di taglio. Non sono tantissime, sono 4-5 informazioni che gli dobbiamo dare, e la macchina riuscirà a creare, grazie a queste informazioni, un G-code, cioè un codice macchina. Ok, ok. A quel punto lo diamo in passo alla CNC e la CNC... E lei mangia e va già. Assolutamente. Comunque, giusto, piccolo spot pubblicitario, parametri delle frese da inserire nel Megastore fresatools.com, trovate tutto. Bene. Ottimo. E allora, mi metto nei panni, no, di un fresatore che sta guardando anche questo video e spero che gli possa servire. Io non sono molto bravo, magari, ad usare un computer, no? Mi stavi parlando del computer. Lo posso gestire bene uguale un CNC oppure devo fare qualcosa extra? Assolutamente sì. Forse qualche anno fa, diciamo un bel po' di anni fa, una quindicina, una ventina di anni fa, c'erano dei software molto articolati, anche graficamente erano poco appetibili, c'era difficoltà ad interfacciarsi con la macchina. Non citiamo perché non abbiamo soldi per querire. Sì, esatto. Continui. Poi ad un certo punto si è incominciato a pensare che forse l'artigiano medio aveva bisogno di icone più semplificate, che comunque alla fine riuscissero a generare sempre gli stessi codici. Ed ecco perché sono nati dei software molto molto semplici: ArtCam, Aspire, Fusion, assolutamente no. Se volete sponsorizzare, il link trovate sotto. Ora sta andando per la maggiore, diciamo. Posso dirlo? Non posso dirlo. Non lo so, dai. L'ufficio legale dietro cosa. Non può dirlo. Okay. No, può dirlo, ci mancherebbe. Non comunque va per pubblicità. La maggiore, non c'è bisogno di nasconderci dietro a un dito. Il Fusion 360 che sta andando... Sì, faremo dei tutorial anche su quelli, più avanti. Intanto iniziamo dalle basi, che poi dopo approfondiamo tutto. Ed ha una grafica molto molto accattivante. Ripeto, bisogna disegnare e ricordiamoci che alla fine... Se andiamo proprio all'essenza della cosa, anche lo stesso disegnare, non è che servano. Vai. Non è che servano delle competenze particolari. Sì, cioè, sì. Se riduciamo tutto all'osso, sono sempre, come dico a mia figlia quando disegna, no? Mazzarelle ed archetti, lineette, segmenti ed archetti. È semplicemente quello. Poi. Quindi possiamo dire che l'artigiano digitale, per parole, è sempre un artigiano che
sa fare, quindi anche non è che perde la manualità o l'originalità. Assolutamente. Okay? È solo che la mette, la trasferisce ad una macchina e quindi può esprimersi ancora meglio. Assolutamente sì. Forse diciamo l'artigiano tradizionale, ecco, diciamo, chiamiamolo così, forse nel momento in cui stava creando il suo oggetto, lo modificava istante per istante. Forse qui c'è una fase un attimino prima in cui c'è la vera e propria progettazione. Quindi, ripeto, c'è comunque un disegno da poi dare in passo alla macchina. Okay, okay. Nella fase invece tradizionale veniva corretto istante per istante. Ok, ok, quindi devi avere una visione un po' più chiara. Poi magari si può sempre modificare. Assolutamente. Alla fine. Assolutamente. Quindi, diciamo, le competenze che mi servono per iniziare a programmare, ok? Ma le competenze... Imparare ad utilizzare il software. Okay. Si sceglie un software, ce ne sono tantissimi, ripeto, una volta scelto quel determinato software, si impara ad utilizzare. So che stai facendo qualche cosina in Stiamo facendo qualche cosina. Insieme, dai, arriverà. Appena si potrà possibile. Uscire, anzi, se state guardando questo video, magari che è uscito un anno fa, sicuramente trovate nel link il link per il corso, per altri tutorial, quindi non vi preoccupate che abbiamo appena iniziato. Stanco di lavorare il legno con frese che consumano il tagliente prima ancora che tu possa completare il pezzo? Stai sprecando tempo e denaro. Il tuo fornitore non ti assiste e la scelta è limitata a prodotti di bassa qualità. Scopri Boss Beaver, l'originale fresa per legno con rivestimento in polvere di diamante che dura il triplo. Consegna garantita in 24 ore e garanzia soddisfatto o rimborsato. Visita il nostro mega store per scoprire tutte le frese. E una volta, diciamo, iniziato questo percorso, che non dura tantissimo tempo, bisogna fare un po' di pratica, un po' di esperienza, ecco lì poi entra in gioco tutta la parte che per un artigiano è anche un po' più semplice, quindi come staffare il pezzo sulla CNC. Ok, quindi ti farò un attimo perché sì. Il prossimo mio argomento che mi ero scritto è come posso ricevere assistenza in caso di bisogno? Assolutamente. Allora, in generale, le aziende che forniscono una macchina CNC dovrebbero comunque seguire il cliente, almeno nella prima fase. Ci sono dei parametri che però devono essere dati, come le velocità di taglio, come... E qui la fanno, diciamo, da padrone le società che appunto riescono a dare questi input sicuramente. Certo, infatti... Naturalmente per l'acquisto delle frese, la scelta dell'utensile e parametri di taglio, velocità di taglio, nel megastore numero uno al mondo dedicato alle frese e alla fresatura del legno c'è tutto. E a breve, anzi quasi sicuramente quando starete vedendo questo video, saranno disponibili per ogni modello di fresa, potete trovare nel vostro account il file da scaricare e da mettere dentro con tutti i parametri e le dimensioni per Fusion 360 e per Vertica Aspire per ora, poi dopo. Ma anche perché sai che cosa è successo? In pratica calcolare il numero di giri ideale di una fresa è banalmente una formuletta. Chi ha studiato meccanica o chi ha fatto questi studi sa che è banale. Purtroppo o per fortuna i materiali sono cambiati, si sono evoluti, quindi esistono dei materiali particolari certo, che hanno bisogno certo. di numeri di giri anche maggiori, le macchine stesse, infatti noi diciamo diamo uno standard, ok, che abbiamo testato nelle nostre macchine LabMec, quindi sono diciamo robuste, buone, il mandrino è professionale, però ecco la possibilità di applicare questi parametri anche ad altre macchine o altri utilizzi. Assolutamente. E lì bisogna studiarsi. Ma anche la stessa azienda che produce macchine diverse, qui certo. Anche con la nostra stessa azienda abbiamo diversi formati di macchine e ci sono ad esempio nel caso specifico la Zeus, la Crono, che hanno un passaggio ponte molto alto. Questo vuol dire comunque, ma per una questione, come dire, proprio fisica, ci sono delle vibrazioni superiori rispetto ad una macchina un po' più compatta. Quindi vuol dire migliorare la rugosità di taglio grazie all'intuizione anche di utilizzare una macchina diversa. Ecco, infatti quindi... il 90% delle lavorazioni che vengono male è dovuto alle vibrazioni. Assolutamente.
sembra, ma la fresa, puoi metterci la fresa da 3.000 euro, puoi mettere quello che ti pare. Se tanto, e anche se, dal mandrino. Dal sì, va bene, naturalmente se macchina, mandrino, ponte, vibra, non ci puoi fare niente. Assolutamente. Comunque, per chi vuole fare da solo, magari puoi iniziare sì. a cercare online, no? Sui vari siti. Su un forum in particolare, che poi vedremo, che avremo qua, se vuoi presentarlo te lo conosci meglio, poi dopo. Assolutamente. Su CineC Italia. Assolutamente, sì. Voglio chiudere con una domanda che mi sono fatto anch'io, comunque. Ecco, io non sono buono a programmare, non sono buono a usare software, non sono buono a fare niente. Voglio approcciarmi a una CNC. Ok. Se mi applico con costanza per un paio di ore al giorno, nella media, quanto tempo mi servirà per diventare bravo e ad autonomo? Vuoi una domanda vera o una domanda ufficiale, politicamente corretta? Politicamente scorrettissima la voglio. Sì, okay. Sì, sì, assolutamente. Poco, veramente poco. E non è che chi ci mette più tempo vuol dire che è meno intuitivo, certo, meno intelligente, assolutamente, però è veramente, oggi i software ti accompagnano per mano in questo percorso, quindi una volta che nel nostro caso c'è Simone, uno dei nostri collaboratori, che c'è, sì, no, si è nascosto, eccolo. Simone, uno dei nostri collaboratori, inizia praticamente il corso da zero e dopo circa 4 ore riesce a trasferire gran parte delle informazioni. Poi è tutto un lavoro appunto di smanettare sul software, quindi se io vedo che lì c'è una profilatura, un taglio, un basso rilievo, li spunto uno a uno e di volta in volta faccio delle prove. L'importante è iniziare con una lavorazione e affinarla finché non viene meno. Poi lì parto tutto in automatico, diciamo. Poi naturalmente poche ore con chi è del mestiere, se fai da solo ci vuole di più. Ci vuole un po' di più, però è pieno, diciamoci la verità, è pieno internet di tutorial, di cose. Anche se, devo essere sincero, a volte capita che alcune di queste informazioni sono veramente poco precise. Quindi dico, certo, facciamo anche attenzione, facciamo poi nostro quel certo, quell'insegnante. Assolutamente, assolutamente. Anche noi abbiamo l'Academy proprio per questo e seguiranno comunque dei video tutorial, ma questi video tutorial, saprai anche te, bisogna aggiornarli ogni anno perché comunque cambia la tecnologia, cambiano gli strumenti e quindi se non gli stai dietro è molto molto difficile. Bene, diciamo che questo argomento l'abbiamo trattato, no? Perfetto. Abbastanza bene e grazie di essere stati con noi e noi ci vediamo nel prossimo video, ma prima di chiudere c'è un piccolo messaggio che potrebbe aiutarvi e non poco nell'apprensione delle macchine e degli utensili per la CNC. Se ti è piaciuto il video e vuoi altri consigli pratici ed efficaci sul mondo della fresatura, allora la Fraser Academy è il posto giusto per te. Qui troverai sempre il meglio della formazione online per hobbisti e artigiani sulle frese e sulla fresatura del legno, per diventare finalmente un fresatore abile e felice. www.frasertools.com. Noi ci sentiamo nel prossimo video, io ti ringrazio di essere stato con me.